Buongiorno e bentrovati da Raffaella. Oggi lavoreremo insieme il cappotto maxi. Per questo cappotto intanto ci occorreranno un paio di ferri numero 6, un paio di ferri numero 7, un uncinetto qualsiasi numero oppure il ferretto per realizzare la treccia, le nostre forbici, il nostro ago da lana con la cruna larga e senza punta, il nostro inseparabile metro e protagonista di questo progetto sarà la lana soffice maxi di 3 sfere. Io ho scelto il colore 52, questo tenue rosa antico, e ve ne occorreranno 20 gomitoli per una taglia 38-40. Ovviamente, se dovete realizzare un cappotto con una taglia superiore, il numero dei gomitoli ovviamente aumenterà. Bene, passiamo al tutorial e lavoreremo insieme. Bene, iniziamo il nostro cappotto andando a lavorare le prime due parti del davanti, per cui davanti destro e davanti sinistro. Prima di mettere i punti per la metà del davanti, che io ho già realizzato precedentemente, ma la parte sinistra, lavorerò con voi la parte destra, andiamo a vedere la nostra treccia, per cui come si fa appunto a lavorare questa treccia per poi rifarla sulla larghezza e sull'altezza. Allora, ho lavorato questo metà davanti con i ferri numero 7, la parte della lavorazione, mentre con il ferro numero 6, con i ferri numero 6, pardon, la parte del bordo. Come vedete, il bordo, questo laterale, l'ho lavorato insieme mentre realizzo la treccia. Questa parte è fatta con i ferri del numero 7, andando sempre a riprendere, continuare la parte a coste 1-1 del bordo. Bene, detto questo, io lavoro con voi il primo modulo, dove ovviamente ho schematizzato il punto, e poi semplicemente si andrà a ripetere il modulo sull'altezza che voi desiderate. Io ho scelto di lavorare un cappotto molto lungo, voi potete magari anche decidere di farlo più corto realizzando anche un cardigan. Le misure potete della larghezza farlo, potete tranquillamente modificarle andando ad inserire una treccia in più sia sul davanti che sul dietro. Allora, quello che andiamo ad illustrare oggi è un cappotto morbido, per cui può coprire dalla 38 alla 42. Se voi avete necessità di una taglia più grande, ok, potete semplicemente andare a inserire il modello della treccia in più con il relativo spazio a maglia rasata rovescia per definire appunto la lavorazione, ok, lo spazio intermedio che c'è tra la nostra treccia e la treccia successiva. Allora, passiamo a realizzare il modulo insieme. Ed eccoci al nostro terzo ferro. Io ho già lavorato la prima maglia di vivagno passata a diritto crociato senza lavorarla, le due a rovescio, e ora incrociamo questo simbolo, incontriamo questo simbolo che corrisponde a 6 maglie incrociate a destra. Per cui io prendo il mio uncinetto, faccio passare 3 maglie prendendole a diritto senza lavorarle, le porto dietro al nostro lavoro, così lavoro a diritto la maglia successiva, ok, stringo bene così da non lasciare fuori, proseguo con altre 2 maglie a diritto e ho realizzato un totale di 3 maglie. Ora riprendo le maglie lasciate in sospeso e vado a lavorarle a diritto. 1, faccio cadere la maglia, 2 e 3. E queste sono le nostre prime 6 maglie incrociate a diritto.
Ora, secondo il nostro grafico, io ho 6 maglie incrociate a sinistra. Le prime erano a destra, queste, le prossime 6 sono a sinistra. Prendo sempre il mio uncinetto, faccio passare 1, 2, 3 maglie senza lavorare, le porto sul davanti e proseguo lavorando 3 maglie a diritto. 1, 2 e 3. Riprendo le maglie che ho lasciato in sospeso sull'uncinetto o sul nostro ferro e vado a lavorarle a diritto. 1 e lascio cadere, 2 a diritto e lascio cadere, 3 a diritto e lascio cadere. Ed ora termino il mio ferro con i 2 rovesci, 1 e 2, e la mia maglia di vivaglia che lavoro a diritto. Ed ecco qui, l'unica difficoltà che troviamo è questa. Poi le maglie sempre sul ferro rovescio le lavorate come si presentano, come abbiamo visto prima, e andremo a lavorare il ferro 5, 7, 9, 11 e 13 sempre lavorando le maglie come si presentano, per cui quelle a rovescio le lavoreremo a rovescio e le maglie a diritto, non intrecceremo più. Dobbiamo arrivare al ferro numero 13 e poi riprendere dal numero 3. Ora io lavoro questi ferri, ok, fino al ferro 14, perché giustamente dobbiamo calcolare il ferro di ritorno, e poi lavoro con voi il ferro numero 3 per l'ultima volta e poi andremo a lavorare la nostra metà davanti. Ed ecco come si presenta il lavoro dopo aver realizzato i nostri ferri. Siamo arrivati al 14esimo ed ora dobbiamo riprendere, scusate, dal terzo. Allora, sempre la nostra maglia di vivaglio, presa così al diritto, porto il filo davanti, lavoro una maglia a rovescio e la successiva a rovescio. Riporto il filo dietro, prendo il nostro ferretto, faccio passare 3 maglie, 1, 2, 3, le porto dietro il nostro lavoro, riprendo il mio ferro di destra, passo nella prima maglia, getto il filo, estraggo e faccio cadere, getto il filo, estraggo, faccio cadere, terza e ultima maglia, getto il filo, estraggo e faccio cadere. Ora riprendo le maglie in sospeso e lavoro 3 a diritto, 1, 2 e 3. Sempre il nostro ferretto, passo 3 maglie sul ferro ausiliario, le porto davanti e proseguo con 3 maglie a diritto, 1, 2, riprendo le 3 maglie che ho lasciato in sospeso, faccio un pochino il ferro così non perdo le maglie, avvicino il ferro di destra, getto il filo, estraggo e faccio cadere, entro nella prossima maglia, getto il filo, estraggo e faccio cadere, entro nell'ultima maglia, getto il filo, estraggo e faccio cadere. Ora riporto il filo in avanti e finisco di lavorare i miei punti, 2 a rovescio, 1, 2, e la mia maglia di vivaglio che realizzo a diritto. Ecco, questo è come si presenta la nostra treccia a cuore. Per cui adesso siamo al ferro numero 3 e andiamo a ripetere la nostra sequenza fino all'altezza desiderata. Ed ora passiamo alla realizzazione del metà davanti. Per la nostra metà davanti destra andiamo a montare 43 maglie. Io calcolo sempre, avvolgo il filo sul dito e calcolo più o meno da pollice a indice, così faccio passare il dito, per me sono più o meno 10 maglie, per cui 10, 20, 30, 40 e un pochino per le 3 maglie. Allora, avvolgo il filo nel mio dito, faccio uscire il filo, tiro,
e questo è il mio primo punto che vado a inserire sui ferri, scusate, numero 6. Ok, allora faccio passare attraverso il mio ferro, poi pollice medio, faccio questo movimento, vuoto, faccio passare con l'uncinetto attraverso il filo, prendo con il medio il filo che arriva dal gomitolo, carico il filo sul ferro, faccio passare attraverso l'asola, faccio cadere e tiro. Vediamo nuovamente per un'altra volta, ok, pollice, medio, indice e mezzo, ruoto sul pollice, faccio passare attraverso l'asola, prendo il filo che arriva dal gomitolo, faccio passare in mezzo e faccio cadere. Ok, montiamo 43 maglie e poi ci rivediamo per vedere come impostare il nostro lavoro. Incominciamo la nostra metà del cappotto lavorando il bordo a coste 1-1. Cosa significa lavorare a coste 1-1? Significa semplicemente lavorare un diritto e un rovescio su tutti i ferri in andata e sui ferri di ritorno lavorare le maglie come si presentano. Allora, la prima maglia io la considero un diritto anche se non vado a lavorarla, perché lo sapete, la passo così sul ferro. Porto il filo davanti e lavoro il successivo punto a rovescio, riporto il filo dietro e proseguo con un diritto, filo davanti al lavoro e lavorate un rovescio. Ok, lavoriamo così per tutto il ferro e poi ci rivediamo alla fine degli 8 ferri, perché questi sono semplicissimi, per vedere come suddividere la nostra lavorazione sui ferri comprensivi del nostro bordo. Dopo aver realizzato il nostro bordo, andremo a sostituire i ferri numero 6 con i ferri numero 7 e incominciamo a lavorare le 8 maglie che corrispondono al bordo. Come vedete, questa è la parte a specchio del nostro davanti, almeno così avete un'idea generale di come si presentano entrambi i davanti. Allora, per lavorare il nostro bordo manteniamo la lavorazione a coste, per cui la prima maglia io la faccio passare senza lavorarla, porto il filo avanti, lavoriamo la seconda rovescio, terza diritto, quarta rovescio, quinta diritto, sette rovescio. 4, 6, 7 diritto e 8 rovescio. Okay. Ricontiamo, sono 2, 4, 6, 8 maglie sempre lavorate a coste che seguiranno appunto il bordo esterno. E poi proseguiamo con 3 maglie a rovescio, per cui sempre il filo davanti al nostro lavoro, e lavoriamo 1, 2, 3 maglie a rovescio, riporto il filo dietro ed ora andiamo ad inserire la nostra prima treccia, appunto lavorata su 12 maglie a diritto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Riporto il filo davanti ed ora andiamo ad inserire 3 maglie a rovescio, che sono appunto le maglie di distanza tra una treccia e la successiva. Allora, 1, 2 e 3. Riporto il filo dietro al nostro ferro e vado ad inserire la seconda treccia, appunto sviluppata su 12 maglie a diritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Filo davanti al nostro lavoro, proseguo con 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4,
riporto il filo dietro e l'ultima maglia di vivagno la lavoro a diritto. Allora, abbiamo impostato quello che è la nostra lavorazione. Ora proseguiremo seguendo il nostro schema, quello che abbiamo visto precedentemente. Allora, vi ricordo che il capo non ha scalfi, per cui è dritto, per cui è un modello a scatola. Io ho lavorato un totale, esattamente ora vi dico, di, guardo i miei appunti, e siamo al ferro 199, dove andremo ad intrecciare, vi faccio vedere con la metà già fatta, almeno così avete un'idea. Andiamo ad intrecciare la parte che riguarda le trecce fino a proseguire a lavorare solo ed esclusivamente sul bordo, perché è quello poi che andrà ovviamente cucito alla metà del dietro per formare il collo. Bene, adesso vi auguro buon lavoro, ci rivediamo al ferro 199 per vedere come intrecciare le maglie e proseguire sulle maglie del nostro bordo. Siamo arrivati al ferro 198 ed ora dobbiamo proseguire solo sulle maglie che compongono il nostro bordo, per cui sulle 8 maglie. Cosa faremo? Andremo sempre a lavorare le 8 maglie del bordo e poi intrecceremo il resto delle maglie. Proseguiremo su queste 8 maglie, mantenendo sempre la lavorazione sottostante, per altri 19 ferri. Al 21esimo, calcolando che questo è il primo e lo lavoriamo subito mentre andiamo a intrecciare, al 21esimo, dicevo, intrecciamo le maglie come si presentano, diritto su diritto e rovescio su rovescio. Prima di staccare totalmente il filo, mi raccomando, lasciatene un bel po', così che se nella misura del vostro scollo dietro mancassero delle righe sempre per formare il bordo scollo, potete aggiungerle. Okay. Io ho fatto la stessa cosa sull'altra metà davanti ed ora ve la mostro. Come vedete, in questo caso ho già chiuso le maglie, ho già intrecciato. Per l'intreccio io ho usato sempre la tecnica dell'accavallato semplice, che oramai conoscete tranquillamente, avete visto anche negli altri miei video, rispettando la lavorazione sottostante, per cui andando a lavorare a rovescio dove è rovescio e a diritto dove è diritto. L'accavallata semplice ve la ricordo velocemente: passate una maglia senza lavorarla, la successiva rispettata la lavorazione sottostante, ossia dove c'è il diritto e dove c'è il rovescio, accavallate la maglia non lavorata alla successiva. Arrivate a chiudere tutto il lavoro, ovviamente mantenendo le 8 maglie del bordo. Qui vedete, ho chiuso anche le maglie e ho lasciato un pochino di lana in più. Uno serve sicuramente per cucire sia le due estremità che poi il bordo allo scollo del dietro, e poi eventualmente, se necessitiamo, di allungare un pochino il collo, anche se è molto elastico, ma comunque c'è sempre questa possibilità, abbiamo materiale in aggiunta. Bene, lavorate il davanti che stiamo facendo, chiudete tutto e poi l'altra metà la lavorerete a specchio. Va bene, ci vediamo più tardi per il prossimo step, che sarà quella della lavorazione del dietro. Per il dietro riprendiamo i nostri ferri del numero 6 e avviamo 82 maglie. Dopodiché andremo sempre a ripetere lo stesso bordo che abbiamo fatto per i due davanti e andiamo a lavorare 8 ferri a coste 1-1. Oramai lo sapete benissimo come si lavora, io vi aspetto dopo il bordo per andare poi a distribuire la lavorazione sul nostro ferro. Una piccola precisazione: allora, il cappotto che noi stiamo facendo copre da una 38-40 a una 42 abbondante. Se voi volete ampliare la lavorazione, anziché mettere
una treccia in più sul davanti, mettetela sul dietro. Vi rimarrà uno scollo un pochino più ampio, ok? Però nello stesso tempo avete una buona vestibilità, perché la treccia, se voi poi andate a prenderla, si apre tantissimo. Di conseguenza, una volta messo il cappotto addosso, la vestibilità sarà buona. Ci rivediamo dopo per vedere appunto come proseguire. Dopo aver eseguito il bordo, andiamo a sostituire i ferri numero 6 con i ferri numero 7 e cominciamo appunto a distribuire la lavorazione sui nostri punti. Allora, io lavorerò con voi il primo pezzo del ferro, perché poi è il report da ripetere su tutte le maglie. Di conseguenza vi do la prima distribuzione, dopodiché terminerete voi e il dietro andrà ad essere lavorato come per il davanti, per cui con lo stesso numero di ferri e ovviamente la stessa treccia ripetuta. Non ci sono né diminuzioni né scalfi né nulla, andate via tranquille sempre ripetendo la nostra treccia fino ad arrivare al ferro esattamente numero 198 per poi intrecciare al 199. Allora, prendiamo ora il nostro ferro e incominciamo a impostare la lavorazione. La prima maglia sarà una di vivagno, per cui la passo sul ferro di destra senza lavorare. Porto il mio filo in avanti e lavoro 4 maglie a rovescio. 1, 2, 3 e 4. Ed ora imposto le maglie per la treccia, che sono ovviamente 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ora filo nuovamente sul davanti e vado a lavorare 3 maglie a rovescio. 1, 2 e 3. Ora ripeteremo per 4 volte 12 maglie a rasato diritto, che è la nostra treccia, più 3 a rovescio. Termineremo il nostro ferro con 12 maglie a diritto, che è la quinta treccia, 4 maglie a rovescio e una di vivagno, per cui le nostre trecce saranno 5, intervallate da 3 maglie rasate a rovescio, ad esclusione della prima e dell'ultima, che ovviamente ne hanno 4 maglie rasate a rovescio più una di vivagno. Ok, è semplicissimo, andate a ripetere come vi ho detto, terminate con 12 diritto, 4 maglie rasate a rovescio e una di vivagno. Ed ora procediamo lavorando il dietro e ci rivediamo a lavoro terminato. Ed ecco come si presenta il nostro dietro una volta che abbiamo intrecciato le maglie. Vi ricordo che i ferri devono essere uguali ovviamente sia il davanti che il dietro, per cui 198 e 198. Bene, come potete vedere il lavoro si apre parecchio perché la treccia è morbida e anche il filato molto soffice tende un attimo ad aprirsi, e questa è proprio la bellezza della nostra treccia. Per cui il prossimo step saranno quelle delle maniche. Per la manica avviamo 43 maglie e lavoreremo a coste 1-1 per 14 ferri. Ed ecco qui realizzato il nostro polsino della manica. Ora dobbiamo andare a sostituire il ferro numero 6 con il numero 7 e dobbiamo andare ad aumentare nella prima fila, dove andremo a distribuire anche la lavorazione, 9 maglie. Ora io vi do la sequenza da seguire con già gli aumenti inseriti, ok? Voi vi ricordate che per fare l'aumento dovete raccogliere il filo sottostante e poi lavorare 2 maglie. Io ve lo faccio vedere la prima volta. Intanto vi segnate che la distribuzione della lavorazione corrisponde a una maglia di vivagno e 4 a rovescio. Poi ovviamente le 12 maglie per la treccia intervallate
diventa 3 maglie rasate a rovescio. Lo ripetete per 2 volte, per cui la treccia dovrà essere 3 volte, okay? E terminerete con 4 maglie a rovescio e una di vivagno, ok? La sequenza è un vivagno, 4 rovesci, 12 diritti, 3 rovesci, 12 diritti, 3 rovesci, 12 diritti, 4 rovesci e una di vivagno. Comunque è molto semplice, la sequenza la potete andare tranquillamente a ricavare dal nostro modellino che abbiamo guardato, dallo schema iniziale. Allora, io prendo i miei ferri numero 7 e lavoro con voi il primo aumento. Allora, la prima maglia di vivagno io la porto sul ferro di destra senza lavorarla e adesso inserisco subito il primo aumento. Vado a prendere la maglia sottostante, la ruoto sul ferro, così, porto il filo in avanti e la lavoro a rovescio. Troppo sono un po' scomoda e fatico a vedere, a farvelo vedere. Ok, scarico la maglia, questa maglia la prenderò da sotto, ok, entro così, carico il filo, estraggo e faccio cadere, la prendo in maniera ritorta, inserisco ancora un altro aumento, almeno così siamo sicuri che avete somatizzato bene quello che è il nostro la nostra lavorazione, per cui prendo il filo, lo giro a ritorto così, lo porto sul ferro di sinistra, prendo da sotto la maglia, carico, estraggo e faccio cadere. La prossima maglia io la allargo leggermente, la prendo sempre da dietro in maniera ritorta, ok, e qui ho lavorato già le mie 4 maglie a rovescio. Ora procederemo con le 12, ricordatevi che gli aumenti da inserire sono 9, ci rivediamo a lavoro terminato perché dovremo andare ad inserire degli aumenti laterali dopo 6 ferri, ok? Per cui al 7° ferro ci rivediamo. Siamo arrivati al ferro numero 7 e sempre seguendo la leggenda del nostro schema per lavorare la treccia dovremo andare ad inserire 2 aumenti all'interno della prima e dell'ultima maglia, per cui aumenteremo una maglia sul lato destro e una maglia sul lato sinistro. Questi aumenti li ripeteremo ancora una volta al ferro 15, dopodiché lavorerete le maglie, la manica senza altre variazioni. Estenderemo su questi aumenti la lavorazione a maglia rasata a rovescio. Allora, ancora una volta vediamo insieme come inserire l'aumento, dopodiché lavorerete tranquillamente in autonomia fino a raggiungere l'altezza esattamente di 72 ferri dove io intreccerò le maglie. Se voi volete potete fare tranquillamente una manica più lunga o leggermente più corta a seconda delle vostre esigenze. Allora, vediamo adesso come inserire l'aumento. Allora, come abbiamo detto, io la maglia di vivagno la passo senza lavorarla prendendo la crocetto. Prendo la maglia sottostante, la ruoto, la carico sul ferro di sinistra, la prenderò da sotto, come vedete, ok, così, carico il filo, ups, mi è scappata. E faccio cadere l'altra maglia, la prendo accrociato e la faccio cadere ed ora proseguo sulle altre maglie tranquillamente andando sempre a lavorare secondo quella che è la nostra riga di lavorazione del nostro schema. Ci rivediamo a 72 ferri dove andiamo a ripassare un attimo solo il discorso dell'intreccio.
ed ecco terminata la nostra manica. Ora andremo a intrecciare le maglie, facciamo un veloce ripasso, tanto so che siete in grado di farlo tranquillamente da sole e siete bravissime, però questi primi punti li facciamo insieme. Allora, prima maglia la porto sul ferro senza lavorarla, la seconda, visto che ha diritto, la lavoro a diritto, la maglia non lavorata la passo sulla successiva e a cavallo, e proseguo così con tutte le maglie. Allora, il nostro cappotto è quasi terminato. Adesso ciò che andremo a fare sarà quello di cucire le maniche, cucire le spalle e i fianchi del nostro cappotto. Dopodiché dovremo inserire la manica, ovviamente, nell'alloggiamento. Allora, cosa faremo? Io prendo la manica già fatta, almeno così vi faccio vedere, ciò che dovremmo fare. Ovviamente, chiudendola, questa è l'imboccatura della nostra manica. Dovremo andarla a cucire con la cucitura verso il basso, e questo spazio è ovviamente quello che dovete lasciare vuoto nella cucitura del fianco per andare ad inserire la manica. Poi cosa faremo? A scelta potrete lavorare dei passanti. Io non lo farò perché non mi piace molto il cappotto con i passanti, preferisco una cintura classica che avvolga e chiuda proprio sul livello della vita il nostro cappotto. Se voi invece volete fare dei passanti, semplicissimo, montate 3 maglie con i ferri del numero 6 e lavorate per circa 5 cm, dopodiché chiudete tutte le maglie, fate 2 passanti che cucirete sui fianchi del vostro cappottino e lì avete risolto. Invece io questo cappotto, ripeto, lo chiudo con una cintura che adesso andremo a lavorare insieme. Per la cintura del nostro cappotto monteremo 15 maglie e lavoreremo a coste 1-1, per cui un diritto e un rovescio sul ferro di andata, e sul ferro di ritorno si lavorano le maglie come si presentano. Io ho realizzato una lunghezza di circa 1,20 m. Voi, se volete una cintura più lunga, potete tranquillamente allungarla, però vi ricordo che la costa tende molto ad allungarsi, di conseguenza non eccedete troppo nella misura. Questo comunque con i ferri numero 6, per cui mettiamo i ferri un pochino più piccini. Una volta arrivati alla misura desiderata, andremo ad intrecciare tutte le maglie, sempre con il metodo della cavallata, per cui vediamo insieme un attimo. La prima maglia la faccio passare sul ferro di destra senza lavorarla, prendendola crociato. Proseguo con il diritto e a cavallo la maglia non lavorata. Proseguiamo sempre con un rovescio. Mi scuso per la posizione dei ferri, ma per essere a favore di camera faccio un pochino fatica. Faccio cadere la maglia, riporto il filo dietro, prendo la prima maglia, la cavallo alla seconda. Procediamo così fino ad esaurire tutte le maglie e l'ultimo step del nostro cappotto è terminato. Fisserete poi il filo, ovviamente andandolo a nascondere nelle maglie prima di aver fatto, prima farete un nodino giusto per sicurezza, poi passerete tutte le maglie, il filo di ingombro attraverso le maglie andandolo a nascondere. E il nostro lavoro è terminato. Spero di avervi tenuto compagnia anche questa volta. Vi auguro un buon lavoro con i prodotti 3 sfere e al prossimo tutorial. Ciao da Raffaella.